Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra terza sessione del convegno Fare Università al Sud. Vorrei fare il riassunto delle puntate precedenti, ma in modo velocissimo. Il senso del nostro convegno è quello di rimettere nel dibattito pubblico una discussione sull'università, contestualizzandola nell'ambito internazionale, partendo da quali sono le difficoltà, i limiti dell'università italiana dentro il contesto internazionale, e leggendo poi la realtà dell'università italiana attraverso le caratteristiche dell'università del sud, del meridione, per capire che significa poi fare università appunto nei nostri territori. Le prime sessioni, ieri mattina, con gli interventi dei professori Viesti e Cersosimo, ci hanno dato delle linee di lettura dell'università italiana. Ci hanno dato un quadro che non è un quadro esaltante, anzi molto preoccupante, caratterizzato soprattutto dalla riduzione del numero dei laureati. L'Italia è il paese in ambito OCSE col minor numero di laureati. L'Italia è il paese con il minor numero di ragazzi che si iscrivono all'università. È il paese che investe di meno sull'università, l'1% del PIL, e rappresenta non solo superiore alla media europea, ma è appunto l'ultimo paese in Europa per investimento sull'università. E il dato anche sconfortante è la grande migrazione di studenti del sud verso le mete universitarie del nord, e in questa migrazione la Sicilia è leader. I siciliani vanno in Università del Nord in misura superiore a quelle delle altre regioni del sud. L'Italia è anche tra i paesi dell'OCSE quella che ha la maggiore pressione fiscale, nel senso che le tasse che paghiamo sono mediamente superiori a quelle di tutto il resto dell'Europa. Dentro questo quadro abbiamo cercato di capire che cosa le università siciliane e del sud vogliono fare, e per questo ieri abbiamo avuto la presenza di rettori e presidenti delle università siciliane, che hanno dato delle indicazioni. Quello che abbiamo percepito è che questo quadro è un quadro di cui si ha consapevolezza, e le università si stanno muovendo per tentare di ridurre alcuni gap, almeno quelli nei quali possono intervenire, a cominciare dal servizio agli studenti, dal tutoraggio, da strumenti per ridurre l'abbandono che è tra i più alti anch'esso a livello europeo. Dato questo quadro, nel pomeriggio abbiamo iniziato un percorso per capire l'università nel territorio, ed è stato un dibattito interessante perché abbiamo visto come nel territorio l'occasione per creare una università che avesse appunto le caratteristiche proprie di un'università con una serie di facoltà eccetera è stata un'occasione persa. Per tanti motivi, sicuramente è stato il momento in cui la classe dirigente del nostro territorio non è stata all'altezza dei bisogni del territorio. Un dibattito che è servito ancora una volta a capire i limiti di una comunità che non riesce a fare sintesi e che proprio nella sua incapacità di fare sintesi poi crea non strumenti di crescita ma di debolezza per il territorio. E siamo ora a questa terza sessione, che vuole essere il momento propositivo. Vogliamo
pensare all'università non solo alle facoltà. Abbiamo una facoltà importante che va mantenuta e sostenuta, e per questo il consorzio universitario ha un ruolo importante, ma vogliamo pensare al sistema universitario, all'offerta di servizi universitari nella come dire, vasta gamma che una università può dare. E in questo sostanzialmente la linea di lettura sarà quella della terza missione, cioè l'università che interpreta il territorio e interpretando il territorio offre servizi universitari. Per questo gli interventi saranno su questo ambito e per una ulteriore specificazione io darei brevemente la parola al professore Ragnolo, che poi a sua volta continuerà la discussione. Grazie intanto a tutti per essere qua. Stamattina dobbiamo mettere un po' di carne al fuoco, perché l'idea era un po' di ragionare sulle prospettive dell'università locale, fornendo qualche spunto magari ai decisori pubblici, consorzio, comune e altri, camere di commercio e altri attori. In realtà però devo fare una piccola, come dire, un codicillo, un cappelluccio a questa chiacchierata di questa mattina, perché l'immagine che è venuta fuori dall'università, poi non parliamo dell'immagine che trovate sui giornali, che sono, non mi hanno fatto cadere quelli i capelli, però voglio dire, ci ha pensato altri meccanismi, insomma, sono piuttosto critiche, usiamo questo eufemismo. Ci sono due modi, insomma, qui c'è un dilemma di fronte, io ve lo pongo in questi termini. Proprio perché la situazione è così critica, l'università sta perdendo pezzi, abbiamo pochi iscritti, ci sono una serie di questioni, proprio perché è critica, proprio in questo contesto difficile, noi, voi, forse non potete fare a meno dell'università. Questo è un paradosso un po' strano. Io vi potrei dire che nella mia esperienza individuale devo tutto all'università. E credo, non so che cosa avrei potuto fare. Ecco, forse magari non sarei stato in gambo, in grado di fare qualche attività un po' più operativa. Sempre meglio di lavorare, diceva una volta un giornalista. Però credo che oggi io personalmente devo molto all'università. Qual è il rapporto che noi, che voi giovani dovete avere con l'università? Quello che io dico agli studenti del primo anno. Io da sempre, diciamo da ormai decenni, da quando sono di ruolo, ho sempre svolto, diciamo, il corso del primo anno. Quello più difficile per certi versi. E ogni anno sempre più difficile. Molti numerosi gli studenti, 150, 200 studenti, 180. Con le idee a volte un po' confuse, e anche noi con le idee un po' confuse quando dobbiamo stabilire come approcciarci al primo anno. È una sfida. Qual è il problema? Perché io credo che oggi non si possa fare a meno dell'università? Se io fossi un amante delle statistiche vi potrei dire è vero, è cosa buona e giusta quella che ci hanno raccontato gli amici economisti di ieri. Anch'io partecipo a questo tipo di analisi. Però ci sono due dati importanti. Oggi il laureato comunque trova lavoro prima del diplomato. Se poi è un buon laureato, questa capacità aumenta. Comunque, oggi, con tutte le difficoltà, il laureato ottiene mediamente uno stipendio, specialmente il magistrale, più alto di chi non si è laureato e che voglia ovviamente intraprendere attività, diciamo, tra virgolette, professionali. Diverso il discorso se uno prende altre attività. L'università, come dire, ancora in un certo senso funziona. E guardate, questo funziona anche nel meridione. È vero che si pone il problema, diciamo, della mobilità. Professore Flaccavendo forse potrebbe ricordarci il famoso detto dei nostri avi, cuni scia reni scio. Cioè, guardate, il fatto di, come dire, della mobilità, di andare fuori, io non lo vedo necessariamente come un aspetto negativo. L'aspetto negativo consiste poi nella capacità, semmai, dei territori di riassorbire le competenze che si sono formate fuori.
Perché oggi l'università, così com'è congegnata, indipendentemente dalla nostra volontà, ci trascina ad andare fuori. Oggi non c'è un'università dove non si facciano corsi, diciamo, o ci sia un'attenzione anche spasmodica per la formazione in lingue, o per i corsi addirittura in lingue. Non c'è un'università dove non si facciano Erasmus e periodi di soggiorni all'estero. Non c'è un'università anche periferica dove non ci siano colleghi che vengono dall'estero, che hanno esperienze di ricerca all'estero e che ci parlino, no? Di come ci dobbiamo confrontare con gli altri. E poi oggi, guardate, noi ci muoviamo in una realtà che non è più quella come nelle famose storie di Asterix, del villaggio accerchiato dei Romani, no? Che si vedeva con la lente di ingrandimento. Siamo in un contesto che è quello della globalizzazione dell'Unione Europea. I nostri studenti fanno concorsi anche, e sempre di più, e con successo, per esempio, nelle istituzioni dell'Unione Europea. Bene, allora da questo punto di vista il concetto di mobilità va attentamente riflettuto. Noi parliamo di una mobilità, la mobilità è come dire negativa quando diventa una necessità, o meglio, quando le istituzioni locali falliscono e non sono in grado di darci ciò che, del quale noi abbiamo bisogno. Ma la mobilità è anche una grande opportunità. La società postmoderna è una società della moltiplicazione delle chance, anche di vite ed esperienziali. Andare all'estero e farsi magari fidanzati, magari per solo periodo dell'Erasmus, con studenti, è anche un modo per un po', come dire, per vivere meglio la propria esistenza. C'è anche un altro aspetto che mi sembra cruciale, del quale io credo che oggi l'università è una variabile, come dire, determinante. E la potrei mettere in questo modo: il tema della società della conoscenza. Guardate, le nostre sono economie della conoscenza. Noi oggi abbiamo bisogno di saperi. Il sapere oggi in realtà non è più, e qui vi do ragione, oggi noi dobbiamo confrontarci con Google, con Wikipedia, con Facebook. Lo studente non ha più nessun motivo di chiedermi: professore, quando è stata l'ultima battaglia dei cartaginesi, l'ultima guerra punica? Perché se la va a cercare, ammesso che ne abbia voglia, molto prima di quanto impieghi a farmi la domanda con il suo smartphone. Noi oggi non siamo più necessari per dare nozioni, per dare informazioni, come dire, da enciclopedia. Molto meglio fanno altri. Noi oggi dobbiamo fornire metodologie, dobbiamo fornire però capacità critiche, tanto più necessarie quanto l'informazione accessibile è smisurata. Il problema dei miei studenti quando fanno le tesi con Wikipedia, a parte a volte che le copiano tutte, dico, però anche copiare faccio un corso non su come si fa la tesi, ma come sul fatto che copiare è un'arte. Ok? Quindi, diciamo, le buone croste hanno un buon successo, anche copiare è un'arte, quindi bisogna un po' impegnarsi. Però voglio dire, il problema è quello della selezione delle informazioni. Oggi abbiamo una conoscenza diffusa, abbiamo la necessità di saperi specialistici che hanno ormai coinvolto anche l'artigianato. Ma voi pensate che un elettricista, un fabbroferraio, un muratore oggi abbia bisogno di conoscenze, di competenze rasoterra? Beh, l'ultima volta che sono stato dal mio elettrauto, che ho parlato con l'installatore della caldaia a casa mia, mi sono terrorizzato perché quello veniva con il computer. Quindi oggi noi abbiamo una crescita dei saperi che, come dire, dispersa, si è compenetrata anche nelle attività più banali. E i saperi, ovviamente, non li dà soltanto l'università. Oggi abbiamo molte possibilità di acquisire saperi. L'università continua ad essere però un modo in cui, se si vuole, i saperi possono essere forniti in maniera sistematica e io posso accedere a possibilità che altre istituzioni non mi danno. Ma chi è? Come dire, pensate oggi alle nostre famiglie che si devono magari svenare per pagarci le tasse negli atenei, anche siciliani e soprattutto esterni. Io insegno in un'università, quella della Calabria, dove per lo più abbiamo una popolazione di studenti endogena, salvo poi le comunità di studenti che arrivano dalla Cina, dall'America Latina, dall'Africa, eccetera. Bene, ma voi pensate ovviamente alle, come dire, è ovvio che le famiglie si impegnano,
Ma voi pensate, solo 10 anni, 20 anni, 30 anni fa, quando io ero all'università, quante erano le famiglie che potevano mandare i figli per 6 mesi, per un anno, in giro per il mondo? O studenti che hanno preso la doppia laurea in spagnolo e in italiano in scienze politiche, in spagnolo in giurisprudenza, stando 2 anni a Caen. Abbiamo studenti che girano per il mondo per la formazione, per la tesi, per l'Erasmus, che imparano lingue e grandi opportunità e che imparano conoscenze, aprono, come dire, la propria prospettiva, come diceva Jovanotti quando sono ritornati, pensavano in positivo, ma nel senso non che le cose le vedevano, come dire, stupidamente tutte rose, pensavano in positivo perché si erano allargati la, come dire, le chance esperienziali e di vita. E non è la stessa cosa. Vivere in una metropoli come può essere Madrid, New York o Londra o Istanbul, dove sempre di più i nostri studenti vanno, perché lì nonostante tutto la Turchia è uno dei paesi che maggiormente investe in ricerca, era stata una grande opportunità. Un consiglio vi do, non vi dico studiate, perché questo sarebbe come quella famosa battuta di Totò che disse: ragioniere, facci il suo mestiere, ragioni. Se siete studenti, vabbè. Vi dico un'altra cosa, sfruttate, siete degli sfruttatori dell'università. Cercate di approfittare di tutto ciò che l'università vi dà, spesse volte a gratis, perché noi abbiamo molti studenti che ancora non riescono a sfruttare l'università. Siate sfruttatori, siate opportunistici, abbiate un atteggiamento anche, come dire, predatorio rispetto a ciò che l'università vi può offrire, perché da questa capacità deriva anche una serie di cose importanti. L'università ovviamente, ed è questa la sezione di oggi, non è, naturalmente poi si pone il problema dei dubbi, ma ho scelto bene, ce la farò e alla fine mi serve quello che ho fatto? Queste sono questioni che io capisco, che ci siamo tutti un po', che abbiamo tutti affrontato. A volte, molte volte volevamo tornare indietro, quante volte avevo pensato, no, questa volta, questo esame non lo faccio, mi ritiro, e poi in realtà con un po' di pazienza, di, diciamo così, anche a volte di incoscienza, uno va avanti. Ricordo che quando mi laureai, incontrai una signora nel corso Italia. Naturalmente la domanda è: ora che farai? È la domanda peggiore che si possa fare. È come se uno appena sposato gli dicono: pensi che il matrimonio durerà molto? Che domanda è? E ora che farai? È una domanda sempre critica. Incontrai questa signora, un'amica dei miei genitori, che mi disse: ah, complimenti, so che sei dottore. Ho detto: nel mio piccolo, grazie. Mi colpì perché questa non si era mai interessata alla mia cosa. Mi disse: quindi come pensi ora di, appunto, cosa farai, eccetera. Sai, perché a me farebbe piacere eventualmente iscrivermi tra i due pazienti. Ho detto: guardi, sono dottore, ma in scienza politica. Ah, peccato, non si miergo. Vabbè, ma allora che rapide sta a fare questa laurea. Quindi il collegare il dottore, ecco lì, quello fu il primo approccio tranchant della mia esistenza. Mi ero laureato il venerdì, il lunedì incontrai questa signora, ho detto: forse ho sbagliato tutto. Vabbè, e quello fu una scelta, un momento un po' critico. Allora, come dire, al di là del folklore, noi siamo, oggi possiamo essere, se vogliamo, paradossalmente anche artefici del nostro destino. Sembra forte questa espressione, ma guardate che non lo è affatto. Basta soltanto un po' rimboccarsi le maniche. L'università però offre queste opportunità, perché non è soltanto studio, e ora qui passo subito alla parola. L'università è molto di più. È didattica, ovviamente, dovrebbe essere didattica di alta qualità, di alta formazione, è ricerca, la didattica senza ricerca non fa l'università. Una buona didattica si deve sempre accompagnare a una buona ricerca. E poi è presenza nel territorio. Oggi sempre di più, le famose conoscenze utili di cui parlavo ieri, della signora che mi dice: ma perché non hai fatto il medico? Oggi l'università è sempre più collegata ai territori. Collegata ai territori significa collegata alle imprese, collegata allo sviluppo. Oggi l'università è anche un sistema amministrativo che deve essere in grado
di fornire servizi di qualità. Queste sono le cornici di oggi e oggi vogliamo essere un po' più propositivi. Ieri ci siamo flagellati, oggi, preso atto della flagellazione, come dicevo ieri, preso atto che il gioco è duro, è il momento in cui i duri cominciano a giocare. Quindi dobbiamo in qualche modo vedere le cose da un altro punto di vista. Ed è in questa occasione che appunto oggi abbiamo gli incontri di oggi. Antonio Barone, che è professore di diritto amministrativo a Bari, alla LUM di Bari, Santo Burgio, che è professore di storia della filosofia a Ibla, quindi alla facoltà di lingue, Stefania Carpino, ho la tendenza a dire Carpino, che è invece una ricercatrice che lavora al Corfila, che si è formata in America, e è un esempio interessante dell'università, della ricerca fuori dall'università, ma poi in realtà è collegata all'università. Giovanni Di Stefano, che interverrà dopo, che conoscete, direttore del Museo di Camarina, oltre ad insegnare nel mio Ateneo, all'UNICAL, Università della Calabria, che ci parlerà anche un po' della questione del rapporto con la valorizzazione, beni culturali ed altro. Il punto di vista di oggi è diverso. Che cosa un territorio può chiedere all'università? Che cosa l'università può chiedere a un territorio? Che cose i decisori dovrebbero, come dire, memorizzare un po' di queste conversazioni? Io forse mi sono trattenuto più del dovuto, ma credetemi, non perché c'erano molti amici presenti, ma perché c'eravate molti studenti, sia pure con un cordone sanitario, 2-3 file libere, come fanno sempre i miei studenti che non si siedono mai alla prima fila. Questa è cosa buona e giusta, ed è per questo che io passeggio nelle aule e quindi faccio le lezioni spesse volte dall'ultima fila, e quindi li frego. Da questo punto di vista, come dire, appunto mi sembrava un po' doveroso fare una postilla forse un po' bizzarra, ma che forse era più in linea con la stragrande maggioranza dei nostri ospiti di stamattina, degli studenti quindi. Bene, passerei allora la parola direttamente al professor Antonio Barone, che affronterà la questione. Grazie, spero. Che affronterà la questione dell'università nel territorio, vista dal punto di vista, ovviamente, di una serie di questioni amministrative, istituzionali e organizzative. Prego, Antonio. Bene, grazie innanzitutto a Giorgio Massari e a Francesco Raniolo per il gradito invito a questo convegno e a questa mattinata di riflessione comune. Cercherò di ricalibrare l'oggetto del mio intervento alla luce anche della numerosa presenza di studenti, toccando temi anche profondamente tecnici, diciamo, mi impongo di utilizzare dei termini e degli esempi che possano consentire anche ai ragazzi di seguire il mio ragionamento, che, badate, è comunque, al di là dei tecnicismi, penso di far riflettere e ci impone di riflettere sul futuro dell'università, sia in questo territorio ma più in generale sul futuro dell'università nel Mezzogiorno d'Italia. Vedete, mi sono stati forniti per questa occasione alcuni materiali proprio relativi alla realtà locale, e mi riferisco in particolare allo statuto del Consorzio Universitario di Ragusa, che ho analizzato, e anche all'ultimo accordo transattivo, torneremo su questi temi, all'ultimo accordo transattivo tra l'Università di Catania e il Consorzio Universitario di Ragusa. Poi spiegherò anche ai ragazzi perché un accordo transattivo, ma non è questo il punto. Vedete, nel 2013 il Comune di Ragusa, il Consorzio di Ragusa, la Provincia di Ragusa e l'Università di Catania si mettono d'accordo, fanno un accordo transattivo, una transazione per comporre una lite, no? E qual era la lite? La lite cosiddetta, cioè qual era il problema
che nasceva e che doveva essere oggetto di un accordo, di una transazione. Il fatto che erano stati aperti, fossero stati aperti qui a Ragusa, numerosi corsi di laurea, giurisprudenza, medicina, ancora agraria, lingue che poi proseguirà. E questi soggetti pubblici, comune, consorzio, provincia, avevano assunto delle obbligazioni finanziarie nei confronti dell'Università di Catania. Cioè, in cambio, parliamoci chiari, della duplicazione sul territorio della provincia di Ragusa, di corsi, di facoltà già esistenti a Catania, noi ci impegniamo a darti una determinata somma. Benissimo, questo impegno lo stesso ha fatto, sia chiaro, Modica quasi autonomamente con l'Università di Catania. Queste somme in realtà poi non sono state corrisposte, in tutto o in parte, non mi interessa, ma c'è stato un problema e si è andato appunto ad un accordo transattivo. Ora vedete, in questo accordo si riconosce, ed è il punto di partenza del mio ragionamento, che l'attivazione di questi corsi di laurea, pensate, giurisprudenza, medicina, agraria, sono tante facoltà, corsi di laurea, era stata immaginata, cito testualmente, senza la completa copertura finanziaria. Cioè si era programmata l'attivazione di corsi quando in realtà non c'erano le risorse economiche sui bilanci locali per poter permettersi questi servizi. Badate bene, non c'erano perché poi i bilanci degli enti locali hanno subito degli importanti tagli nei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, non indaghiamo su questo, però c'è un modello che è stato seguito fino appunto al 2010-2011, che era quello della duplicazione dei corsi di laurea sul territorio di questa provincia a spese e a carico dei bilanci comunali. Questo è un modello, badate, io non intendo minimamente dare un giudizio di merito su questo modello, ma era un modello. Io stesso, come l'amico Francesco Ragnolo, abbiamo partecipato a questo modello perché abbiamo insegnato, lui come docente di ruolo, io come supplente, in uno di questi corsi di laurea proprio a Modica, no? Quindi, per carità, era un modello che però non è riuscito a dare buoni esiti, tant'è che c'è stato un accordo transattivo su cui poi tornerò. A me interessa, da giuspubblicista e studioso del diritto costituzionale e amministrativo, fare questo tipo di riflessione. Oggi quel modello, cioè un modello in cui gli enti locali, i consorzi tra enti locali dicono: io impegno una importante parte del mio bilancio per avere l'università nel mio territorio, per avere copie di corsi di laurea sul mio territorio. Ecco, quel modello è ancora possibile? Quindi un modello di finanza derivata, un modello in cui si impegnano, ripeto, fortemente i bilanci. Questo modello, secondo me, per l'ordinamento vigente di fatto è difficilmente praticabile. Perché? Innanzitutto, vedete, c'è una, e immagino che ieri sia stato toccato, c'è una generale crisi dell'università. Cioè, noi qui parliamo del futuro dell'università a Ragusa, ma dobbiamo anche capire che c'è la crisi dell'università in tutto il territorio nazionale e soprattutto, tornerò su questo punto, nel meridione d'Italia. Più che crisi, io la chiamerei un vero e proprio attacco alle autonomie. Qui mi rivolgo ai ragazzi. Ragazzi, l'autonomia locale, ma anche l'autonomia funzionale, perché l'università si chiama autonomia funzionale, non ha un popolo come i comuni, gli enti locali, però ha funzioni autonome. Oggi sono fortemente in crisi. Perché? Perché, mi pare evidente, c'è un taglio di trasferimenti dallo Stato innanzitutto e dalla Regione. Ma come mai questi tagli, queste cose? Perché facciamo parte dell'Unione Europea, abbiamo assunto vincoli di bilancio, ormai è entrato nel gergo comune parlare di
fiscal compact, impegni europei, insomma a livello nazionale ed europeo ci siamo imposti delle regole che alcuni economisti sostengono siano virtuose, io avrei qualche dubbio su questo, che ci impongono dei risparmi molto forti e li impongono anche al sistema delle autonomie locali, quindi a tutte le autonomie locali. Negli anni 90 si è discusso a lungo del principio di sussidiarietà, no? La sussidiarietà verticale, tutte le funzioni sono svolte dagli enti locali, le funzioni amministrative. E c'è stata quasi un'ubriacatura anche dottrinaria su questo principio. Però vedete, ma che senso ha oggi dire che la democrazia locale, le funzioni amministrative sono esercitate dagli enti locali, i servizi pubblici essenziali sono erogati dagli enti locali e quindi anche, perché no, il servizio di formazione universitaria, ma se poi non ci sono le risorse perché ciò avvenga, è tutta chiacchiera priva di fondamento, mi permetto di dire. Perché non ci sono le risorse? Perché l'autonomia oggi sia comunale, sia, non parliamo di quella provinciale, ma tornerò su questo, sia quella universitaria è finanziariamente condizionata. Esiste un'autonomia in quanto esistono le risorse. Ma queste risorse chi le dà? Chi mette i quattrini perché funzionino i servizi comunali? Perché in parte li mette lo Stato. Però vedete, perché nel frattempo la Costituzione, un po' nell'assoluta noncuranza, mi dispiace dirlo, dei mass media, è cambiata nel 2012, lo mette lo Stato, è cambiata sia nel 2001 che nel 2012, e sostanzialmente lo Stato oggi si limita a mettere le risorse per garantire che cosa? I livelli essenziali per tutti. Cioè tutti dobbiamo avere un livello minimo di garanzia sanitaria, di formazione, però poi, perché non ci deve essere mai, la chiamano gli economisti, la race to the bottom, no? La corsa verso il basso, quindi il livello minimo va garantito a tutti. Però poi se alcuni territori riescono a garantire di più, riescono a garantire, come avviene già nel Nord Italia, una sanità migliore, riescono a garantire una qualità dei servizi universitari migliore, questo ormai è compatibile con la Costituzione. Questo fa parte del federalismo fiscale ed amministrativo che abbiamo approvato, destra e sinistra, con tante leggi. Ma nei territori dove la forza economica è inferiore, perché è chiaro che se lo Stato livella tutti a livello essenziale, ma poi i territori che hanno più capacità, perché ragazzi? Perché si produce più reddito, quindi c'è più capacità fiscale. Se quei territori possono investire di più, si pone un problema che è la realtà d'Italia a tante velocità, di frattura tra un nord che guarda l'Europa e un mezzogiorno assolutamente cenerentola. Dice, ma il futuro è proprio questo di cui vorrei parlarvi, cioè l'unico elemento che abbiamo, questa è la mia valutazione, per uscire dalla ghettizzazione che questa impronta di taglio economico-finanziario impone nei confronti dei territori economicamente più deboli, è quello di puntare solo ed esclusivamente sull'eccellenza. Non c'è niente da fare. Sulle intelligenze, sulle capacità di utilizzare nel migliore dei modi le nostre eccellenze, non solo in termini ovviamente anzitutto di sistema economico imprenditoriale, ma anche le intelligenze dei giovani, la capacità dei giovani di fare impresa, e da questo punto di vista l'università e i servizi universitari sul territorio possono rappresentare un utile, un fondamentale esempio. Quindi vedete, dicevo, l'esperienza passata, no? La duplicazione dei corsi di laurea sui territori sul bilancio comunale. Allora, i bilanci comunali non si possono più permettere queste spese, quindi primo elemento.
Secondo elemento, lo accennavo prima, guardate che ormai nella Costituzione italiana non si parla più di Mezzogiorno d'Italia, non si parla più di Sud Italia. Quello che giustamente nel 48 doveva essere destinatario di risorse aggiuntive per superare il divario economico e sociale in cui ancora oggi ci troviamo, io insisto su questo punto. C'è non a caso una questione universitaria meridionale e sono sicuro che i colleghi Viesti e Cersosimo affrontano questi temi. Vedete ragazzi, voi tutti leggerete immagino le statistiche, le classifiche, i ranking delle università, no? Ormai va di moda. Un tempo c'erano i ranking dei giocatori di tennis, numero uno, numero due, adesso si usa per l'università. Ah, ma la Bocconi è la numero uno, quell'altra è la numero tre. Benissimo, sistemi internazionali, ma come si fanno queste classifiche, ragazzi? Ve lo siete mai chiesti? Quali sono gli indicatori, quali sono i criteri in base ai quali la Bocconi è prima e la Luiss è seconda? Faccio per dire, c'è anche Ca' Foscari, Trento e via dicendo. Due esempi, placement, cos'è il placement? Capacità delle università nel giro di pochi anni dalla laurea di piazzare i propri laureati nelle università. Bene, se io università opero in un contesto economico ricco di imprese è assai più facile piazzare i miei laureati piuttosto che se opero in un territorio dove imprese non ce ne sono, comunque non c'è un tessuto economico forte. Quindi primo problema. Secondo problema, capacità di attrattività degli studenti dall'estero. Qua mi viene da ridere. È chiaro che uno studente di Berlino o di Parigi potrebbe valutare l'ipotesi di un passaggio a Torino o a Milano, ma noi in Sicilia chi dovremmo attrarre? Fatemi capire. Gli studenti del Nord Africa con i loro problemi politico-istituzionali? Non voglio banalizzare, però voglio dirvi, attenti a queste classifiche, perché anche qui scontano la totale assenza di considerazione per il Mezzogiorno d'Italia e per le peculiarità del Meridione d'Italia. Dico di più, queste politiche anche universitarie, parlo ministeriale ovviamente, del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, che dimenticano o che favoriscono l'impoverimento del tessuto universitario del Sud Italia, secondo me sono addirittura, presentano profili di incostituzionalità, sia chiaro. Però nel dire questo, perché sono convinto che esista oggi, ancora oggi, un dovere costituzionale dello Stato di intervenire, di perequare, di limitare i divari, certo sono stati fatti dalle classi dirigenti locali errori enormi, sperperi di denari, per carità, ma questo non significa che ci troviamo ancora di fronte a un gravissimo divario nord-sud. Però quello che voglio dire, io non voglio rilanciare oggi un meridionalismo piagnone di cui nessuno sente l'esigenza, vogliamo più soldi, no? È una presa di coscienza però per ripartire su basi diverse, che non sono quelle si fa università perché lo Stato mette più soldi o la Regione mette più soldi e finanzia l'ennesimo corso di laurea. No, dobbiamo immaginare un diverso rapporto tra territori ed eccellenza. Come peraltro avviene, io grazie anche ai collaboratori della mia cattedra, ho analizzato un po' l'esperienza dei consorzi universitari sono tante, Ascoli Piceno, Rimini, Prato, Pordenone, Pisa, Pistoia, Osimo, Oristano, Lecco, Grosseto, Arezzo, c'è una galassia di consorzi universitari, i quali tutti hanno abbandonato l'idea della duplicazione dei corsi di laurea, ma è ovvio. Anche perché, vedete, ormai il sistema universitario non è fatto soltanto dalle università tradizionali. Cioè la logica della duplicazione dei corsi di laurea aveva un senso quando gli attori universitari erano pochi, ma oggi gli attori universitari sono tanti. Diceva prima il professor Ragnolo, io
insegno e ho fatto tutta la mia carriera accademica presso la Libera Università Mediterranea di Bari, università privata legalmente riconosciuta. Mi pare che in questi giorni abbiamo festeggiato l'inaugurazione di una sede di una università privata che è la Pegaso qui sul territorio ragusano, ma sono telematica, sì, privata telematica. Cioè sono esempi che ci fanno capire come oggi il sistema universitario, lo dice la legge, è fatto da soggetti pubblici, da soggetti privati, e sono tanti, si allargano sul territorio ed offrono, parlo della mia esperienza barese, sui territori locali straordinarie possibilità di formazione senza un euro in più di spesa per gli enti locali. Allora occorre immaginare nuove alleanze con i nuovi soggetti universitari, anche con i vecchi soggetti universitari, per carità, ma ne abbiamo tanti, quindi non c'è bisogno, questo è il messaggio, di impegnare bilanci per la duplicazione. Altro è se facciamo cose diverse, e l'esempio di Ibla è straordinario da questo punto di vista, ma c'è la differenziazione rispetto ai corsi madri e quindi si, diciamo, differenzia la presenza universitaria locale. Quindi dicevo, vedete, federalismo fiscale, i territori che offrono opportunità diverse ai propri cittadini, la Costituzione italiana riformata consente questo, i territori più forti economicamente sopravanzano, anche grazie a politiche centrali che dimenticano il mezzogiorno, vi ho fatto l'esempio delle classifiche delle università, diciamolo pure, mi assumo le mie responsabilità, per me sono classifiche truccate, truccate perché gli indicatori sono falsi, molto semplice. Attendo querele per smentite, ma non è così, perché sono indicatori che facilitano solo le università del nord. Detto questo, ragazzi, come si riparte? Allora, primo elemento, alla luce proprio di questo cambio di contesto ordinamentale di cui vi ho parlato, diverso modo di intendere il rapporto territorio-università, che significa? Diverso modo anche di intendere il rapporto tra territorio e università, la chiamerò madre. Vedete, io insomma ho grande deferenza verso l'Università di Catania, nella quale mi sono formato, dalla quale provengo, alla quale sono quindi debitore, diceva prima il professore Ragnolo, sono debitore all'università, io devo tutto ovviamente a quella formazione. Però gli statuti universitari che ho analizzato, gli statuti dei consorzi territoriali universitari che abbiamo analizzato con i miei collaboratori, nella maggior parte dei casi non prevedono vincoli di esclusività, cioè prevedono che ci sia anche un rapporto privilegiato, e lo trovo anche corretto, con l'università madre, cioè con quella più vicina territorialmente, ma che non deve essere un vincolo di esclusività. Perché impedirebbe, state attenti, al consorzio territoriale di attivare quelle sinergie con i nuovi attori universitari o con altri attori universitari che la legge consente, come poi cercherò di spiegare. Dice, ma perché lo statuto dell'Università di Ragusa non prevede questo? Assolutamente sì, lo statuto, detto Università di Ragusa, ed era un auspicio del consorzio universitario di Ragusa, effettivamente non prevede nessun vincolo di esclusività, quindi è un modello positivo. Cioè, per capirci, domani il consorzio universitario potrebbe, ove vi fossero le risorse, chiudere anche un accordo con Ca' Foscari, con la Bocconi, con la LUM, con Pegaso, quello che è. Però su questo vi devo segnalare, e quindi è un esempio positivo, ma io ve lo segnalo perché è doveroso farlo. Questa libertà è stata fortemente limitata dall'accordo transattivo del 2 febbraio 2013 di cui vi parlavo, quello quando appunto comune, provincia, consorzio, Università di Catania si siedono al tavolino e trovano un accordo economico, perché? Perché
i soggetti locali avevano dei debiti verso l'Università di Catania. E sono certo, sia chiaro, che questo accordo è un accordo straordinariamente importante e utile per i nostri soggetti pubblici. Si prevede una dilazione di pagamento, pensate, fino al 2027 questi soggetti di questi territori pagheranno all'Università di Catania i propri debiti maturati. Ma nell'ambito di questo accordo, che ribadisco e mi sembra un ottimo accordo dal punto di vista finanziario, ma comunque non ho elementi per dare valutazioni, tuttavia l'università madre, correttamente dal suo punto di vista, all'articolo 10 introduce il seguente codicillo: la provincia, il comune e il consorzio si obbligano fino al 2027 a non attivare a Ragusa corsi di studio e altra forma di attività didattico-scientifico di interesse universitario con atenei diversi da quello di Catania, eccezione fatta per i corsi, per le convenzioni già sottoscritte, quindi Unitelma e Università di Messina, e per i corsi di studio eventualmente non prodotti, non erogati dall'Università di Catania. Ora, mi chiedo, questa clausola supera le previsioni statutarie o no? Però è un elemento che ovviamente gli attori del consorzio dovranno tenere presente, perché è un vincolo nei confronti dell'Università di Catania, che l'Università di Catania potrebbe legittimamente l'Università di Catania potrebbe chiedere il rispetto. Altro elemento sul concetto di territorio, no? Nuovo rapporto territorio-università. Vedete, io vi porto l'esempio delle facoltà di giurisprudenza, dove io insegno da sempre. I neolaureati possono svolgere, addirittura a pagamento, perché il Ministero di Grazia e Giustizia ha previsto delle somme, ovviamente insufficienti, però ha previsto delle somme, degli stage presso i tribunali, tutti i tribunali d'Italia, perché dovrebbero aiutare i magistrati a snellire o comunque a diminuire il pregresso, il contenzioso, arretrato e via dicendo. Bene, diventeranno magistrati? Ovviamente no, ovviamente non tutti questi ragazzi diventeranno magistrati, però è un'opportunità formativa. Bene, rapporto territorio-consorzio. Molti, per esempio, consorzi consentono stage presso le pubbliche amministrazioni dei soggetti facenti parte del consorzio. Perché no? Dice, ma diventeranno dipendenti delle pubbliche amministrazioni? Probabilmente no, ma è un'esperienza formativa a costo zero. Ancora, io non amo gli anglicismi, ma qui devo per forza di cosa citarli. Crowdfunding. Raccolta di fondi via internet su progetti chiari, trasparenti e tracciabili nella loro attuazione. Perché non lo facciamo? O meglio, perché non immaginiamo di poterlo fare? So che ci sono tutte le volontà per farli per fare queste esperienze. Ancora, formazione professionale degli avvocati. Dice, ma che c'entrano gli avvocati? C'entrano e come? Il decreto firmato ad agosto del ministro Orlando consente ormai agli avvocati di essere specialisti. Ragazzi, ci sono 18 specializzazioni, concorsi gravosissimi per le università. Si potrebbe attivare un circuito virtuoso, ordine, consorzio, università, perché qui siamo fuori dai corsi di laurea, quindi non c'è il vincolo, per la formazione professionale degli avvocati in diritto civile così come in diritto dell'ambiente. Ancora, possiamo immaginare raccolta strumenti di scambio con le imprese. L'amico Marco Cascone parlerà dopo di me e quindi immagino porterà anche esempi di questo tipo, dei rapporti tra imprese e istituzioni universitarie che si possono inaugurare.
Guardate, sono tutti esempi che non nascono dalla mia fantasia, ma che mi sono limitato a prendere dall'analisi comparatistica degli altri consorzi. Peraltro alcune belle iniziative anche di recente sono state fatte anche dal consorzio ragusano. Ancora, e mi fermo qui, penso alle borse di studio legate agli investimenti delle imprese, alle summer school durante i periodi estivi, penso anche alla formazione post lauream. Allora, lo sapete che non esistono vincoli territoriali per erogare master universitari? Cioè, volendo, non è difficile pensarlo, ma la mia università da Bari potrebbe aprire un master universitario in un locale affittato a Ragusa. Dice, ma chi glielo fa fare? I fondi. E se questo master fosse avesse la capacità di autofinanziarsi? E se questo master, grazie al livello qualitativo della docenza coinvolta, riuscisse ad attrarre un numero di studenti tale da consentire di stare in piedi da solo? Vedete, prima il professore Ragnolo parlava di grave crisi di iscrizione all'università. I dati sulla mia facoltà sono incredibili, i giovani avvocati non lavorano. Quest'anno siamo intorno al 40% in meno in Italia di iscritti nelle facoltà di giurisprudenza. Io opero in una università privata, scuola di specializzazione per le professioni legali, iscritti quest'anno il 50% in meno dell'anno scorso. Come reagisce la mia istituzione? Molto semplice. Riusciamo a stare in piedi? No. Bene, si riducono i compensi previsti per i professori. Sono compensi aggiuntivi, ovviamente, ma si riducono in modo che l'erogazione del servizio possa comunque avvenire. Ma insomma, posso fare tutti i discorsi che voglio, ma ci ha pensato il legislatore siciliano, e sto concludendo, anzi concludo, ci ha pensato il legislatore siciliano, in una prospettiva come sempre pirandelliana, a risolvere tutti i problemi. Parlo dell'articolo 27 della legge regionale 15 del 2015, che è stata approvata in agosto. Perché? Voi sapete che in Sicilia ci siamo distinti rispetto al resto dell'ordinamento nazionale perché abbiamo approvato una legge sui liberi consorzi comunali che andranno a sostituire, salvo diciamo declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte, andranno a sostituire le province. Bene, le province regionali. Tra le funzioni fondamentali dei liberi consorzi comunali, ripeto, funzioni fondamentali, la Regione, con una scelta, per carità, anche di grande prospettiva, ha inserito, cito testualmente, il sostegno e lo sviluppo dei consorzi universitari presenti nei territori. Addirittura ci ha detto, lo scrive il legislatore, quindi attenzione, i liberi consorzi comunali hanno tra le proprie funzioni, quindi tra le funzioni fondamentali, significa non dismissibili, quello di sostenere i consorzi universitari, addirittura mantenendo la stabile partecipazione in qualità di soci nei consorzi universitari. È una previsione forte che ovviamente avrà anche delle garanzie finanziarie. Però, e qui Pirandello torna, però queste funzioni fondamentali dei liberi consorzi comunali sono tali solo per quei consorzi che succedono a province regionali che hanno mantenuto la loro presenza nei consorzi universitari. Cioè, come dire, ci sono liberi consorzi di serie A, tutti, e di serie B, quello di Ragusa. Signori, da giurista sono obbligato a dirvi questa amara realtà. So che c'è un contenzioso tra comune e provincia, ovviamente non entro nel merito, però vedete, puntiamo
su territori ed eccellenze, alla luce del quadro ordinamentale che è profondamente cambiato. Ma, mi permetto di dire, non esitiamo un attimo a perseguire questa grave violazione del principio di uguaglianza. Quella legge è incostituzionale e, da cittadino, oltre che da studioso, mi impegnerò in tutti i modi per ottenerle la cancellazione. Grazie. Grazie al professore Barone per questo intervento che ci ha fatto capire anche come la cornice della quale operiamo, che in questo caso è anche di tipo normativo e amministrativo, è cruciale per la qualità delle cose che facciamo. Mi è venuto in mente un vecchio saggio di Giannini del 54, Le incongruenze del legislatore, la scienza dell'amministrazione. Quando Giannini diceva, un grande giurista, un grande padre del diritto amministrativo italiano, diceva: il problema è che spesse volte ci dobbiamo confrontare con una normazione incongrua. Forse qui, più che incongrua, c'è anche un po' di dolo in questa attività. Non potevi immaginare la capacità del legislatore siciliano. Allora, a parte la cabala amministrativa, che è un problema che dobbiamo affrontare, veniamo un attimo, data una cornice di vincoli, ieri abbiamo visto quelli strutturali, oggi ci siamo soffermati su quelli istituzionali, però vediamo dentro questa cornice che cosa, come dire, possiamo, quali contenuti possiamo calare, con i quali possiamo confrontarci.